Georges de la Tour è un pittore lorenese vissuto nel Seicento, nasce nel 1593, muore nel 1652, che ha interpretato in maniera assolutamente originale la luce di Caravaggio. Non sappiamo se sia mai stato a Roma e abbia visto Caravaggio dal vero. È molto probabile che abbia visto le opere di pittori olandesi che avevano fatto il viaggio in Italia e avevano visto Caravaggio di persona. Nel 1639 diventa pittore ordinaire del re Luigi XIII di Francia, grazie probabilmente a uno stratagemma. Cioè, gli offrì un dipinto che rappresentava San Sebastiano di notte e che piacque tantissimo al re, che lo fece appendere nella sua stanza rimuovendo tutti gli altri dipinti. E sappiamo anche che un dipinto di soggetto simile lo aveva già offerto al duca di Lorena, Carlo IV. Qual è l'immagine del pittore? L'immagine del pittore che ne esce è quella di una persona molto abile nel promuovere se stesso e anche nel confezionare più esemplari dello stesso opera. I documenti ci parlano di un uomo molto avido, prepotente, arrogante, addirittura violento, che fa una strepitosa ascesa sociale. Lui appartiene a una famiglia di fornai, ma riesce a sposare una donna di nobili origini che era imparentata con degli argentieri. De la Tour fu un pittore sicuramente di successo. Tant'è vero che per rispondere alla logica del mercato e soddisfare i collezionisti fece più repliche dello stesso dipinto introducendo le piccole differenze. Per esempio, nell'immagine di San Sebastiano che viene curato dalla matrona Irene, vediamo che ci sono delle varianti nel colore della veste di Irene che diventano sempre più accese. Sono di un rosa pallido, quasi bianco, nell'esemplare di Orléans, diventano più intense, rosa, nell'esemplare di Rouen e di un rosso molto intenso nell'esemplare conservato in Texas, che è quello a cui si ispira Andrea Ravo Mattoni. Sappiamo anche che era di successo per il fatto che alcune opere vengono copiate anche da altri pittori. E addirittura del San Sebastiano, curato da Irene, esistono 10 esemplari, ma gli studiosi sono sostanzialmente concordi nel ritenere che nessuno di questi dipinti sia l'originale. Come abbiamo scelto questo dipinto? All'inizio dell'ottobre del 2019 abbiamo individuato una ristretta rosa di dipinti che a nostro avviso potevano rendere in maniera particolarmente efficace l'idea della cura. E abbiamo individuato anche dei dipinti da cui potessero essere ritagliati dei brani da poter opportunamente collocare sulle torri all'interno dell'ospedale. Abbiamo anche lavorato su un altro criterio, quello di scegliere un'opera con cui Andrea Ravo Mattoni non si era ancora assolutamente cimentato. San Sebastiano fu molto invocato a partire dal Medioevo, perché le ferite, delle frecce ricordavano per analogia, i buboni della peste bubbonica, una, malattia che infestava ad ondate ricorrenti l'Europa. Per questo era particolarmente invocato durante le pandemie, di peste, insieme a un altro santo che era, San Rocco. Oggi possiamo ripensare al dipinto di De la Tour, guardandolo, alle cure che l'ospedale di Varese ha offerto in maniera diversa e nel corso della sua storia secolare ai cittadini di Varese. E lo ha potuto fare anche grazie alla generosità di molti benefattori, penso due per tutti, e cioè Emma Zonda e Silvio Macchi. Penso anche cosa è successo negli ultimi mesi, quando all'inizio della pandemia di Covid-19, non a caso definita la peste del XXI secolo, molti varesini hanno generosamente fatto sì che gli operatori dell'ospedale di Varese potessero avere le strumentazioni per curare i pazienti ricoverati nel nostro ospedale. In occasione della realizzazione di quest'opera, Andrea Ravo Mattoni non rinuncerà ad incontrare degli studenti come è solito fare da anni.
In fondo la sua opera è prova del fatto che è possibile portare un'immagine fuori dai musei in cui è conservata, fuori dal suo contesto, e così diffondere la bellezza e la conoscenza di un'opera, ma che magari fisicamente non siamo in grado di poter andare a vedere dal vero. Credo che di questi tempi i nostri studenti abbiano un profondo bisogno di essere contagiati da qualcosa di bello. E penso anche che siano desiderosi di incontrare la bellezza, e credo anche che la scuola, lo dico da insegnante, possa da sempre offrire questa opportunità.